Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Oggi vi mostro lo shopping che ho fatto ultimamente tra maggio e giugno. Iniziamo subito da Stradivarius. Ho preso questi jeans perché mi serviva un colore del genere, non ce l'avevo. E davanti hanno tutti questi strappi, sono molto stretti, quindi vestono davvero attillati. Come sempre vi lascio tutti i prezzi qui sotto. Da OVS invece ho preso se ce la faccio, un crop top. Ed è praticamente, vedete, ha queste spalline molto sottili e intrecciate dietro con tutti questi disegni geometrici. Poi da H&M, non potevo ovviamente non passarci, è il mio negozio preferito in assoluto, ho preso questo maglioncino, è la L, però mi piace d'estate, magari quando la sera è più fresco, utilizzare qualcosa di largo con tutti questa trama bucherellata. Poi una gonna lunga, e questa è meravigliosa, non vedo l'ora di metterla, con tutti questi fiori colorati. Praticamente avete al di sotto una sottoveste, quindi siete coperte fino, diciamo, al sedere, poi inizia ad essere trasparente e davanti ha due spacchi che fa vedere le cosce. Poi ho preso un altro crop top, questo semplicissimo, nero. Un paio di jeans a vita alta che mi piacciono un sacco perché sono stracomodi. Qui non hanno le tasche, mentre dietro sì. E vedete questo blu un po' che tende al bianco, diciamo. E poi una maglietta semplicissima con questa stampa che ora va tanto di moda con queste palme. E un paio di scarpe, cioè queste spadrillas, che hanno, come vedete, un po' di rialzo. Poi sono blu con tutti questi disegni geometrici e mi piacciono un sacco. Mi piacciono infatti abbinarle a questo crop top di OVS. Passando ai cosmetici, ho acquistato della Essence questa palettina che è All About Sunrise. Mi piace da morire, questo è stupenda veramente. Poi una long lasting ed è la numero 18, un color prugna. Della Pupa invece ho acquistato due dei nuovi rossetti I'm Lipstick con il coupon, uno fregato anche ad una mia amica. Ho preso il 405 e questo ha spopolato praticamente qui su YouTube. È un bellissimo fucsia molto acceso. E il 407 che è invece un color magenta. Della Derby ho preso invece due Kiss My Lips, due gloss. Questo che è il numero 15. Ed è un fucsia, e questo invece è il numero 9 ed è un arancione che ho su anche ora. Da Kiko ho preso uno smalto che era in offerta, il 358, e queste salviettine cipriate per opacizzare il viso. Della L'Oreal invece ho preso un pennello ed è il Eye Soft Smoky, questo bellissimo pennello per fare le sfumature ampie, stra morbido. Sono stata poi alla Lush, era la prima volta che entravo in questo negozio, mi volevano praticamente far comprare tutto, ma io volevo prendere soltanto questo tonico che è l'acqua di luna. Ne ho sentito parlare bene, male, però alla fine ho detto voglio provarlo, quindi chi se ne frega. E poi l'ultimo acquisto che ho fatto è questo latte solare, protezione 50, della Omnia Laboratories. Tornassi indietro comprerei una protezione più bassa, perché questo, a differenza di tutti i latti solari che ho provato e che mi facevano bruciare, questo è davvero straprotettivo, resiste all'acqua, quindi lo togliete soltanto praticamente col bagnoschiuma quando vi fate la doccia. Io l'ho applicato soltanto una volta e poi basta. E è davvero strepitoso, quindi probabilmente anche se siete bianche io proverei a acquistare una protezione con SPF più bassa del 50. E niente ragazze, questi erano tutti i miei acquisti, spero di avervi fatto un po' di compagnia come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!